Non sono un poeta. Ci ho provato per tanti anni, ma non ce la faccio. Preferisco essere un paroliere. Gioco con le parole, cerco di giocare con esse. E mi piace vedere l'effetto che queste portano nella gente. Clown Wars è il mio secondo libro, ma è molto di più. E ha avuto una gestazione di 3 anni all'incirca ed è nato per colpa di questo brutto ceffo qui. E quindi era d'obbligo partire da qui, sono di Cerea. E quindi ho deciso di partire proprio da qui, dalle mie origini. E come nasce? Nasce da una fotografia, da un'emozione, un'emozione che mi ha trasmesso il Clown Wars, giocare con le parole, il giocoliere delle parole, o paroliere. E poi ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che come me si sono emozionate e abbiamo messo insieme un po' tutto, immagini e altro che vedrete questa sera. Dietro ad ogni cedere, quel rialzar testa ed occhi, quando fuori è caos e dentro fa freddo, e ti osservi da un angolo nascosto ai più, scorgendo un precipizio con vista sull'essere. C'è rinascita in ogni sconfitta, anche se nel presente sembri assente, sospeso, quasi offeso. Il sorriso sarà la tua arma invisibile, una lama di spada forgiata da fabbri senz'ali. Siamo a Cerea, alla sala civica all'interno dell'ex convento Santa Maria delle Grazie, per la presentazione del libro di Michele Grigato, Clown Wars. Una serata molto bella e interessante. Abbiamo qui davanti il nostro autore, che chiediamo cosa ci vuole raccontare del suo libro e di questa serata. Buonasera a tutti. Che dire? Buona la prima. Clown Wars è un libro che è nato e inconsciamente dentro di me circa 3-4 anni fa, e accomuna la mia passione per la poesia alla passione per le immagini, e in maniera particolare, riesce perlomeno in prova a trasmettere emozioni a 360 gradi, ed è un libro per tutti. Un libro per tutti, perché la poesia è per tutti. Clown Wars è un libro, come ha detto, di poesie. Dove ti sei ispirato per questo libro, ciò che ho partorito 3 anni per finirlo? Però magari se vuoi raccontare qualche aneddoto, qualche chicca. Certamente, Clown Wars è nato da una mostra fotografica che ho casualmente trovato su internet, e era una mostra francese, mi ricordo,
dove ogni soggetto ritratto in questa mostra fotografica parlava, raccontava un'espressione, quindi c'erano dei visi umani che trasmettevano un'espressione, un'emozione, e lì, osservando queste fotografie, ho iniziato a scrivere dei versi. Poi con il tempo ho visto che le poesie non avevano un filo conduttore, e quindi ho deciso di usare come filo conduttore l'alfabeto. Quindi ogni poesia inizia con la lettera dell'alfabeto, e ovviamente ho associato a quella poesia l'immagine che mi ha ispirato, ovviamente è stata modificata e resa particolare, quindi resa appunto cucita addosso al mio modo di interpretare la poesia e vivere Clown Words. I tuoi amici che ti hanno dato una mano questa sera per la presentazione, se vuoi presentarceli. Allora, in questa serata hanno collaborato con me Luca Ponso, chitarrista, e Federica Merlini, che assieme compongono il duo Moonshine, e poi Alberto De Gaspari, che è un attore teatrale, e invece Alessandro De Gaspari, che è il fratello, si è occupato delle grafiche, della locandina e quant'altro. Per acquistare il libro, dove si può trovare o chi rivolgersi? Allora, per acquistare il libro ci sono vari canali, ci si può collegare alla pagina Facebook, che appunto prende il nome del libro, Clown Words, e da lì c'è una sezione dedicata all'acquisto, oppure lo trovate su Amazon, su motori di ricerca, oppure mi contattate in privato, cioè non è un problema. E l'importante, secondo me, anzi l'importante, che è la cosa veramente importante, è divulgare la poesia. Prossimi appuntamenti per la presentazione? Allora, il prossimo appuntamento è imminente a metà ottobre 14 a Milano, presso la Casa delle Artiste, che è accanto al Museo di Alda Merini, quindi sui Navigli, e poi chiudiamo l'anno in bellezza e se ne riparlerà con il 2018. Bene, grazie, ti ringrazio Michele, e speriamo che il tuo libro abbia un buon successo. Telecarpanea ti sarà sempre vicino. Grazie a Gerry per questa opportunità, e grazie a voi che mi state seguendo.